La cabina di regia delle Olimpiadi ha approvato la copertura dei maggiori oneri a causa dell'adeguamento dei prezzi per le opere sportive e stradali che saranno realizzate in Trentino per le Olimpiadi. E quanto emerge dalla riunione che si è tenuta nel Palazzo della Regione Veneto a Venezia, la presenza tra gli altri del padrone di casa, Luca Zaia, del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, del presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, di quello della regione Lombardia, Attilio Fontana, del vice della provincia autonoma di Bolzano. Siamo soddisfatti da quanto è emerso dalla riunione perché stiamo procedendo bene con il cronoprogramma per le opere prefissate, ha dichiarato al termine Fugatti, per la realizzazione degli impianti che in Trentino ci eravamo prefissati. Come provincia autonoma ci siamo mossi prima del governo e abbiamo risposto all'aumento dei costi mettendo a bilancio le risorse necessarie per la messa a progetto e la fattibilità degli impianti sportivi olimpici. È stata un'importante riunione organizzativa rispetto alle tematiche in campo sul tema delle Olimpiadi. Si sta procedendo secondo quanto stabilito dal cronoprogramma che ci eravamo prefissati, quindi per quanto riguarda le opere trentine è confermato il programma che ci eravamo dati. C'è sicuramente un tema che riguarda l'aumento dei costi, sullo quale come a Provincia Autonoma siamo già intervenuti per garantire la messa a progetto e la fattibilità degli impianti sportivi olimpici. Oggi si è fatto anche una importante valutazione sul tema del ritorno in termini promozionali che le Olimpiadi possono avere sui diversi territori, e su questo è stato dato anche un forte accenno sulla volontà proprio di quantificare pro futuro il livello di questi ritorni economici a livello territoriale. La riunione poi si è concentrata particolarmente sulla realizzazione della nuova pista da bob e sul villaggio olimpico di Cortina, oltre che sull'Arena di Verona, che si vuole far diventare luogo di chiusura non solo delle Olimpiadi, ma anche delle Paralimpiadi.